Well, and earlier, I think some of the videos on this were already shown. So I kind of want to do an overview of not just what blood flow restriction is, but also who Owens Recovery Science is and what our kind of goals are. Quindi penso che parte del contenuto di questa di questo slideshow sia stato già mostrato nel video precedente, per cui vorrei presentarvi esattamente la, di che cosa si parla quando si parla della PBFR e come funziona. So, Owens Recovery Science, we really focus on two things. One, we're the global leaders in personalized blood flow restriction education for clinicians and other medical practitioners, and as well as for performance. And then we are also very, very vested in the research needed to be done in blood flow restriction to help guide clinical practice. Con la Owens Recovery Science siamo innanzitutto specializzati nell'istruzione, nella formazione dei nostri delle persone che sono interessate, dei terapisti, dei professionisti interessati a conoscere questo metodo, e in secondo luogo anche nell'applicazione pratica della Owens Recovery Science e per quanto soprattutto l'importanza che viene data dal nostro gruppo alla ricerca che sta alla base di tutto il sistema. And so I became involved in blood flow restriction probably a little over a decade ago. I was chief of human performance for the United States military, for primarily taking care of service members that had suffered blast injuries. Ho cominciato con questo tipo di tecnica di applicazione anni fa. Ero il capo della Human Performance Optimization Program, che faceva parte della carriera militare. Most of the service members really had a difficult time with being able to handle enough of a load to be able to restore the lost amount of muscle, either from disuse or from their injuries on the battlefield. La maggior parte dei soldati avevano difficoltà, avevano grosse difficoltà a recuperare a causa dell'atrofia muscolare che si trovavano o dopo una battaglia, quindi proprio sul campo, un incidente sul campo di battaglia, oppure da un disutilizzo. And so we began working with our scientists to really try and see if there was another application where we could use light loads instead of heavy loads to be able to use something that the service members could tolerate because of their injuries, but would actually also have a response where we could restore muscle size and muscle strength. Quindi abbiamo cominciato ad investigare la possibilità di utilizzare dei carichi più leggeri invece di carichi piuttosto pesanti che ci sembravano necessari per recuperare la muscolatura, ma che non erano sempre fattibili proprio a causa dell'atrofia muscolare con cui si trovavano questi pazienti. E quindi abbiamo cominciato appunto a collaborare con degli scienziati per cercare una soluzione. And that's where blood flow restriction comes into play, and we'll go into a little bit more as we kind of move along here, but it is basically the application of a surgical tourniquet on the most proximal portion of the thigh or the most proximal portion of the arm. Ed è qui che entra in gioco la BFR o PBFR, che consiste nell'applicazione di un tourniquet alla porzione prossimale di un arto, quindi dell'arto inferiore o dell'arto superiore. And essentially with the tourniquet we reduce how much blood flow moves into the limb by a certain percentage. In the lower extremities it's typically between 60-80%. Reduction, and in the upper extremity, we typically reduce at least 50% of arterial inflow. Con l'utilizzo di questo tourniquet andiamo a ridurre la vascolarità o la circolazione sanguigna, la perfusione in quell'arto dell'80% quando si parla dell'arto inferiore e del 60% quando si parla dell'arto superiore.
And then you perform exercises at this reduced blood flow, anywhere from 0% of a one rep max to up to about 30% of a one rep max. So very low level exercises that we typically do in rehabilitation, but it forces your body to move into anaerobic metabolism or using the fast twitch muscle fibers, because there's just not enough oxygen on board for the slow twitch fibers to work. Quindi una volta che viene bloccata la circolazione in quest'arto, si utilizza una resistenza leggerissima che solitamente è tra lo 0% e il 30% della ripetizione massimale, e quindi vengono fatte delle serie di esercizi per costringere questi muscoli a lavorare in condizioni ipossiche, cioè di entrare in una fase anaerobica. So we saw really amazing results rather quickly, within 2 to 4 weeks, once we started to apply this on the service members who had suffered these injuries. And we put out multiple papers right off the bat. So some showing that it helped limb salvage or people that were trying to avoid amputation were able to use this and restore their lost strength and their lost muscle size. And then we even started moving into looking at it for orthopedic injuries, post-surgical injuries of the knee and wrist fractures, and have put those papers out showing the same results. Quindi abbiamo avuto immediatamente degli ottimi risultati con questi pazienti nel giro di 2-4 settimane e abbiamo subito cominciato a pubblicare degli articoli scientifici in modo da costruire un'evidenza per questa metodologia. E a questo punto abbiamo cominciato anche a pensare di utilizzarla in ambito ortopedico, cosa che effettivamente poi abbiamo fatto. And from that, a big part of what we do as Orange Recovery Science is to continue the research to help guide best applications. So our research portfolio right now has over 30 clinical trials worldwide, primarily looking at orthopedic research. Questo è uno dei punti forti della Owens Recovery Science. Puntiamo molto sulla ricerca scientifica. In questo momento nel mondo ci sono 30 studi, clinical trials, in corso. Yeah, and for instance, the largest blood flow restriction study in the world is one of ours in partner with the U.S. military and civilian centers in America. We're looking at how blood flow restriction helps people after fractures of their lower extremity. Looking to enroll 250 subjects with 13 of the largest trauma centers in the world. It's a $4.7 million trial that we're part of. Okay. C'è uno studio attualmente in corso che coinvolge soldati che hanno problemi di forte atrofia o addirittura a cui si cerca di salvare l'arto perché rischiano l'amputazione. È uno degli studi a livello mondiale che è stato sponsorizzato, che costa non poco e coinvolge circa 250 centri. And we've moved in recent years from not just the orthopedic injuries and looking at what it does for muscle, but now we're looking at how we can maybe help with other comorbidities. For instance, this is with the German Diabetes Center, seeing how blood flow restriction can help control insulin for diabetic patients. Non solo ci occupiamo dei pazienti ortopedici o di casi appunto ortopedici, ma stiamo cominciando anche ad occuparci di altre patologie. Ad esempio, stiamo collaborando con il German Diabetes Center, che è un centro per diabetici in Germania, e studiando come il BFR può influenzare la glicemia o i livelli dello zucchero nel sangue di queste persone. To even a trial like this that we just completed, looking at how we can improve the vascularity in elderly patients. And this is Parkinson's patients who have really bad vascularity. Many of them die from cardiovascular disease.
and we found that blood flow restriction actually improved their vascularity much more than if they were to just traditionally lift weights. Abbiamo anche cominciato a condurre studi su come aiutare persone con altre patologie, come ad esempio il Parkinson, nella quale c'è una grande problematica riguardante l'apparato cardiovascolare. Molte di queste persone ultimamente muoiono per complicazioni cardiovascolari e l'utilizzo di questo sistema permette di migliorare molto la circolazione, seppur utilizzando intensità o resistenze piccole. And so this has made us a trusted source, not only to put out published trials, but to be asked to put out things like this is a position stand we put with a consortium of blood flow restriction researchers throughout the world to come up with best practices for clinicians to do it. Quindi stiamo collaborando con scienziati, con professionisti in tutto il mondo per riuscire ad arrivare a uno best practice standard che ci permetta di avere, diciamo, un consenso mondiale sull'applicazione della BR. To be asked to write new book chapters on the application of blood flow restrictions from some of our orthopedic leaders in the US. Alcuni dei nostri leader nella scienza ortopedica ci stanno chiedendo di collaborare nello scrivere dei testi. As well as other groups like Aspitar over in Qatar asking how we would apply this for the athlete after ACL. Anche altri gruppi, come ad esempio Aspetar, che ci ha coinvolto per la riabilitazione degli atleti dopo una lesione del crociato. And then in the US, from this work with the military, we're probably using blood flow restriction the most of any country in the world clinically. Negli Stati Uniti, probabilmente anche grazie all'esperienza nel campo della riabilitazione militare, è la nazione nel mondo in cui viene utilizzata maggiormente, anche poi in campo sportivo. But not only are we the place for education and how to get the equipment to use it for the military and all the largest healthcare systems in America, but also every professional team in every league is a client of ours. And the workers' comp system for pro athletes in America, as long as they're trained by Owens Recovery Science, they will get units for their athletes once they're injured to do their rehab. Quindi per quanto riguarda poi non solo siamo i leader, siamo il punto di riferimento per la riabilitazione nel settore militare, ma lo siamo anche per quanto riguarda le più grandi league sportive, quindi le associazioni sportive americane, siamo il punto di riferimento per loro e veniamo anche riconosciuti dalle assicurazioni per appunto il recupero di questi professionisti di alto livello. So that's just a quick overview. Wanted to share kind of who we are. Questa è una visione d'ensemble di chi siamo noi.